Ma io quando vado, generalmente quando vado nelle scuole, quando mi capita di parlare con i giovani, dico sempre: fatevi un sogno, ragazzi. Ma quale? Mica te lo devo dire io, fatevelo voi. Perché la cosa che mi spaventa più di tutte, tra la quantità di cose che mi spaventano col lavoro che faccio, quindi vedendo ogni anno aumentare violenza, guerra, soprusi, ingiustizie, disuguaglianza, ma forse la cosa che mi lascia più inquieta è quando mi sembra che ci siano pochi sogni in circolazione, soprattutto tra i giovani, perché se i ragazzi perdono la capacità di sognare, di inventarsi, anche solo la capacità di immaginare che sia possibile qualche cosa di diverso dal paesaggio in cui siamo precipitati, allora è finita, allora veramente perdo ogni speranza. Invece no, bisogna farsi un sogno. E poi che cosa si può fare? Ma io sono veramente molto convinta che con la nostra vita quotidiana, ogni giorno, anche solo di un micron, ma ogni giorno cambiamo il mondo col nostro comportamento, con le nostre scelte di consumo, con le nostre scelte rispetto all'informazione, con la nostra scelta di darci da fare, non necessariamente dall'altra parte del mondo, basta cominciare dal proprio quartiere e si può fare. E ogni giorno concretamente si cambia qualche cosa. Anche con l'arte, per esempio, anche con la poesia, con la musica, con tutte le arti, che sono un veicolo straordinario di pace, di innovazione, di immaginazione, anche di giustizia a volte. E se ne parlava anche prima, la capacità che ha l'arte di illuminare situazioni anche le più buie e di darti una visione di futuro alternativo possibile, una speranza, una spinta, uno schiaffo anche a volte, uno stimolo, un pungolo, è assolutamente straordinario. Per cui non sono stupita, per esempio, che oggi al Festival di Poesia abbiamo parlato anche di guerra, di disuguaglianze, di cose apparentemente, solo apparentemente molto distanti dalla poesia. E ne abbiamo parlato perché questa è la vita. E la vita, anche quando sembra buia, può di colpo essere illuminata grazie al comportamento di ognuno di noi. Credo che sia un po' difficile oggi farseli i sogni, perché comunque si vive in un contesto di insicurezza, non insicurezza nel senso oddio oddio arrivano i migranti, tiriamo su un muro, si vive nell'insicurezza dei diritti, i giovani che non riescono a immaginare se avranno un lavoro o se saranno precari tutta la vita, beh, è ovvio, quando ti devi confrontare con un'insicurezza dei diritti di questo tipo diventa più difficile farsi il grande sogno che ti fa strappare i capelli, ma invece va fatto, assolutamente, assolutamente essenziale. E poi è anche molto bello e divertente avere un sogno, e penso che sia una cosa per cui, così come l'impegno, ecco, ne approfitterei per sfatare un mito. Tante volte si dice: no, grazie per il tuo impegno, chissà quanto sacrificio. Prego per il mio impegno, a parte che non c'è niente da ringraziare, ma impegnarsi e poi avere la percezione che anche nel tuo piccolo ma hai contribuito a fare qualcosa di buono è una cosa estremamente bella e divertente, non è un sacrificio, è una cosa che bisognerebbe pagare per farlo, perché è veramente bello, per cui dai, forza, diamoci da fare.